Buongiorno ragazzi, eccoci qui per la seconda puntata di iPro Home Training. Allora, oggi vi presento un secondo workout, è un pochino modificato rispetto a quello che troverete scritto per esigenze ovviamente, e sono 5 minuti AMRAP con 3 minuti di rest da ripetere per 3 volte. È un lavoro di intervalli, ovviamente il nostro goal è riuscire a fare più o meno le stesse rep in ogni intervallo. Due dieci stava incollato. Dai,
Troverete un articolo in cui ci sarà scritto in maniera abbastanza dettagliata tutte le varianti con l'esecuzione. Questo video serve solo a mostrarvele nel dettaglio. Quindi a 7 minuti riparto e cerco di rifare la stessa cosa. Bene, cammino in piedi così mi riprendo un po', eh. Let's start. Round, 15 passi e 1 pezzo. Voi dovete essere sicuro di essere meglio, perché il 2 è fatto da 15,
e al prossimo video. Let's go. Puntatone, terzo trimestre e allenamento. Questo è il più facile di tutti. Più facile perché bisogna seguire delle piccole accortezze che adesso vediamo insieme. Se vi sentite bene vi potete allenare fino all'ultimo giorno. Se no fate come ho fatto io, che ho iniziato il travaglio di giovedì, che è rest day, mi sono allenata fino al mercoledì, giovedì rest, venerdì ho partorito. Vabbè, bando alle ciance, andiamo a vedere che cosa si può fare nel terzo trimestre. La posizione di squat è consentita fino ai 90 gradi, prediligete attrezzi come dumbbell e kettlebell e scalate gli esercizi fino a che riuscite ad eseguirli. Fate gli esercizi solo se li reputate comodi e scalateli alle vostre abilità del momento. Gli ergometri sono tutti consentiti se li reputate confortevoli. Vige ancora e soprattutto la regola del talk test, dovete parlare mentre eseguite gli esercizi. Un mio consiglio è quello di eseguire molta mobilità delle anche del bacino per prepararvi al parto. E in bocca al lupo! Ciao a tutti, come ben sapete con iPro abbiamo creato l'iPro Cross Club che ora, vista tutta la situazione, si è trasformato in iPro Cross Club at Home. Allora, oggi faremo un workout insieme che consiste nel fare un IMOM 12 minuti. Vi ricordo che IMOM è il lavoro all'interno del minuto.
vince un'ora live di allenamento insieme a me. Quindi noi vi stiamo aspettando e vi stiamo selezionando soprattutto. Basta con le chiacchiere, si comincia il workout. Io ho il mio tempo e cercherò a 5 minuti, avrò fatica comunque durante 5 minuti a parlarvi, però insomma... Vedete tutto quanto, quindi si parte con il workout, con la fatica, si deve lasciare un po' qui, vediamo come si può fare la quadra, ok, quindi a questo punto si parte da tutto basso e poi con la mano destra si porterà 5 metri scottini, però qui si muove 10 minuti, 3, 2, 1, 2. Thank you.
Taggare me, taggare iPro e mettere l'hashtag iPro Cross Club. Quindi basta con le chiacchiere, io direi che iniziamo con il workout. 12 minuti, pronti? Si inizia con 40 secondi di plank. Ciao.
Ma se ti dicessi che per farti passare tutti i dolori dovresti smettere di allenarti? Te direi una cazzata, va, andiamo a allenare.